La situazione sarebbe ancora peggiore, quindi dobbiamo agire di conseguenza. Grazie, onorevole Panzeri, per 2 minuti. Grazie Presidente. Le indicazioni presenti nella proposta di risoluzione sono abbastanza chiare. L'accordo politico libico rappresenta un'occasione unica per far fronte all'attuale situazione insostenibile e mettere le basi per la costruzione di uno Stato civile e democratico. L'accordo raggiunto in Marocco mira infatti a garantire al popolo libico un governo basato sul principio della separazione dei poteri e a rafforzare le istituzioni statali, in particolare il governo di accordo nazionale, in modo da affrontare tutte le sfide a cui deve far fronte la Libia. Il nostro compito oggi è quello di mettere in campo tutta l'azione politica e diplomatica necessaria perché non solo venga approvato l'accordo, ma lo si implementi e si creino le basi per una maggiore inclusività di tutti i soggetti nel quadro del necessario processo di riconciliazione nazionale. In questo quadro sottolineo tre elementi, oltre già quelli presenti nella risoluzione, sui quali sarebbe opportuno che il Consiglio e la Commissione lavorassero. Il primo è importante il ruolo dei paesi vicini, un ruolo che in realtà già stanno giocando di aiuto al processo di stabilizzazione e noi dobbiamo investire su questo ruolo. In secondo luogo, è importante un ulteriore ruolo, quello che bisognerà conferire alle municipalità. Proprio per come è conformata la realtà libica, a partire dalla realtà tribale, le istituzioni locali possono svolgere una funzione vitale nel processo di stabilizzazione democratica. Infine, vi è un ulteriore messaggio che credo sia utile dare qui al Parlamento. Si evitino gli errori del passato. C'è da augurarsi da parte della comunità internazionale e della classe dirigente che questa volta vengano usate maggiore consapevolezza, lungimiranza e saggezza. Si usi la testa e non solo la pancia. Domnul Demesmaeker, 1 minut. Mesmaeker, un minuto. I dibattiti sulla Libia si ripetono un po' in questo emiciclo. Ogni volta diciamo che c'è poco tempo a disposizione per la Libia, vediamo l'anarchia, trafficanti.